E facciamo quella che si chiama la greiba. Maria è famosa per la sua greiba, adesso ce la insegna a tutti finalmente. Gli ingredienti per fare le greibe sono i seguenti. Ce li spieghi, Maria? Sì. Gli ingredienti sono olio, zucchero a velo, mandorle, mandorle sbucciate, tritate volendo, e la farina. Maria mette il forno, prima di iniziare tutta la preparazione, alla temperatura di 60 gradi, attenzione, 60 gradi. Una temperatura molto bassa che serve a scaldare il forno. Un bicchierino di olio. Un bicchierino. Una tazzina da caffè in questo caso. Una tazzina da caffè. Una. Tre tazzine di zucchero a velo. Abbiamo preso una tazzina asciutta, altrimenti esatto, si incollava allo zucchero. Due. E tre. Puliamo. Quindi lo zucchero e l'olio. Aggiungiamo un bicchierino. Una tazzina colma di mandorle. Di mandorle tostate colma. E macinate. Macinate. Oh, vogliamo ricordare che la greiba classica è fatta semplicemente di farina, olio e zucchero. Olio, farina e zucchero. Quindi è un dolce che nasce come dolce povero, non così ricco come lo fa Maria in questo caso. Tra le opzioni c'è anche quello di mettere un po' di vaniglia e un po' di lievito per dolci. Maria nella sua ricetta mette un po' di vaniglia. E anche un pizzico di lievito. Cominciamo a impastare. Quindi finora non abbiamo messo per niente la farina, mischiamo tutto molto bene e iniziamo ad aggiungere la farina. Ne abbiamo aggiunto forse una o due tazzine di caffè per adesso. Dobbiamo battere velocemente. Così. Vediamo un po' la consistenza, eccola, è morbidina, abbastanza morbida. Okay. Un pochino di farina. Iniziamo a fare le formine. Ne prendiamo una piccola quantità, quasi come un falafel, per intenderci. Un falafel o una polpettina. E lo mettiamo in queste mangette. Le decoriamo con un pochino di mandorle a scaglie. Ecco. Andiamo avanti. La caratteristica è che fate la pallina, notate bene il movimento, immergere nelle mandorlette e metterla con le mandorle in alto nel mangetto, preparerla, intingerla nelle mandorle che si attaccano e metterla alla rovesciata nel mangetto con le mandorle in alto. Diciamo che possiamo parlare qui di una greiba nobile, ricca, con le mandorle dentro, le mandorle fuori, quando in realtà... meno pesante, direi. Più sofisticata. Sì, ecco, una greiba sofisticata. E quindi andiamo al forno che abbiamo scaldato a 60 gradi. Mettiamo al centro del forno, chiudiamo. Cambiando la temperatura. E la temperatura la portiamo a 110 gradi.
è un forno ventilato e aspetteremo per lungo tempo a quanto pare. Sono passati circa 20 minuti, Maria consiglia di non aprire il forno e comunque diamo un'occhiata alla cottura tramite il vetro. Le ribe si sono gonfiate. Si sono gonfiate intanto. Sono passati 25 minuti e Maria fa una piccola operazione per rendere uniforme la cottura. Prendiamo la teglia, la giriamo e la rimettiamo dentro. Ricordiamo che siamo alla temperatura di 110 gradi e siamo a metà cottura. Bene, sono passati più di 50 minuti e Maria, che facciamo? È pronto, è tutto pronto. Un po' di zucchero a velo in un passino e decoriamo con un po' di zucchero a velo le nostre ribe. È l'estetica della, diciamo, della riba. Sono un po' calde, vero? Queste sono le tue ribe, possiamo portarle a tavola. Piatto pronto. C'è la curiosità, possiamo assaggiare un po', no? Wow, ascolta, la consistenza è buona. Buono, buonissima. Beh, questa me le porto a casa, Maria, te lo dico subito. Queste o queste? Tutte, me porto tutte a casa. Ah, ti dico tutte. Così sabato sera li metti.